Brugnaro presenta 31 nuovi mezzi altamente tecnologici. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso la facciano anche i cittadini. A Mira ha installato nuove telecamere attive 24 ore su 24 per controllare gli automobilisti non in regola. Ha approvato un nuovo bando per l'assegnazione di concessioni acque ed istituzione nei rie e canali interni di spazi acquei per la sosta. Terminano i concerti, arriva il grande cinema, l'estate di Marghera non finisce. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Venezia e provincia. In primo piano la presentazione di ben 31 nuovi mezzi altamente tecnologici. I nuovi bus di Venezia, il sindaco Brugnaro presentandoli ha detto: noi abbiamo fatto la nostra parte e adesso anche i cittadini facciano la loro mantenendoli in buono stato. 31 nuovi autobus di ultima generazione entrano a far parte della flotta CTV, il primo lotto, perché in tutto sono 60, è stato presentato nel parcheggio del campo sportivo Tagliercio a Mestre. Questi autobus sono il top della tecnologia, nel senso che hanno la doppia alimentazione gasolio-urea, quindi sono Euro 6, ma la doppia alimentazione consente di ridurre l'inquinamento, l'emissione di particolato a livelli degli autobus a metano. Questa è una tecnologia avanzatissima di Mercedes, basti pensare che il solo impianto di scarico di questi autobus costa tanto quanto il motore. Alta tecnologia ma anche massima attenzione per autisti e passeggeri. Hanno la protezione totale per l'autista contro quelle che possono essere le aggressioni che ogni tanto purtroppo accadono, sono dotate di porte USB. Sono dotate e già predisposte del sistema di visori nei quali quando avremo finito di cablare tutte le fermate degli autobus, ogni fermata comunicherà con l'autobus e il cittadino avrà vocale e visivo sul visore la fermata. Tutti inoltre sono dotati di passerelle manuali per disabili. In questo modo non si dovrebbero più creare situazioni spiacevoli come è accaduto in passato con gli autobus troppo vecchi. Il sindaco Brugnaro, presente al taglio del nastro, ha però voluto lanciare un chiaro messaggio. Stiamo lavorando per i cittadini. E proprio ai cittadini va lanciato l'appello che i pullman sono nuovi e devono restare nuovi, perché sono di tutti. Cioè, chi sporca una cosa sua è un maleducato, un villano, è anche stupido, ma è sempre sua. Ma chi sporca una cosa pubblica, rovina una roba pubblica o addirittura danneggia una cosa pubblica, commette tante più mancanze, perché sta togliendo qualcosa magari a persone che hanno meno più bisogno, che hanno meno possibilità. Perché l'appello a tutti è: li troviamo nuovi, cerchiamo di tenerli più nuovi possibili. Noi faremo di tutto per tenerli puliti, per fare regole, perché le persone villane ci sono sempre, il maleducato ci sarà sempre. Ma per esempio è normale che uno salga in pullman senza farsi la doccia, senza lavarsi. Bisogna farsi la doccia e lavarsi. Tu in pullman pubblico ti devi pulire. E poi non parliamo delle offese al conducente, roba del genere. Non devono essere neanche immaginate certe situazioni. A Mira intanto sono state installate invece 24 telecamere attive, nuove telecamere attive 24 ore su 24 per controllare gli automobilisti non in regola. In questo modo, ha dichiarato l'assessore alla sicurezza, possiamo dare più garanzie ai cittadini. Hanno già fatto incetta di sanzioni, 4 varchi elettronici attivati poco più di un mese fa dal comune di Mira a ridosso dei 2 caselli autostradali e lungo via nazionale. Ben 1600 le multe levate ai proprietari di veicoli non assicurati o con revisione scaduta. Ora il Grande Fratello verrà completato con l'installazione di 2 nuove telecamere all'altezza degli autovelox sulla Romea. Questo è un dato di sicurezza, sia per quanto riguarda la collaborazione con le forze dell'ordine che è in corso, sia per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, perché auto che circolano senza revisione, con revisione scaduta o con assicurazione scaduta, rappresentano un pericolo per tutti. Le telecamere riprendono le targhe di tutte le auto in transito e interrogano in automatico la banca dati condivisa delle forze dell'ordine. In caso rilevino la mancanza di assicurazione o revisione, ma anche segnalazioni di reati più gravi, inviano in automatico un messaggio alla pattuglia di vigili posizionata qualche centinaio di metri a valle dei varchi, che può quindi fermare il conducente e contestare immediatamente la violazione.
La norma prevede che comunque noi dobbiamo in qualche modo contestare la violazione. È logico che mentre gli agenti stanno contestando una violazione e eventualmente passa un'autovettura, che anche quella magari provvista di revisione o di assicurazione, questa verrà contestata comunque lo stesso, in quanto gli agenti erano impediti fisicamente nel poterla fermare e contestargliela direttamente. Tutte le immagini riprese dagli occhi elettronici sono inoltre trasmesse in tempo reale alla centrale operativa della Polizia Locale di Mira. Intanto a Venezia sono stati approvati un nuovo bando per l'assegnazione di concessioni acque e anche per l'istituzione nei RI e nei canali interni di spazi acquei destinati alla sosta a tempo, un po' come avviene proprio sulle strade normali per le automobili. La giunta comunale ha dato l'ok su proposta del sindaco con delega al traffico acqueo a due delibere per l'indizione di un nuovo bando di pubblico concorso per la formazione di graduatorie e l'assegnazione di concessioni acquee, nonché l'istituzione nei RI e canali interni di spazi destinati a sosta a tempo. 126 posti barca saranno assegnati secondo le modalità classiche, che seppur in qualche modo cambiate, per residenti e per attività lavorative storiche della città, artigiani, falegnami, tagliapiera, idraulici e quant'altro. I posti saranno divisi per aree omogenee nei sestieri della città e sulle isole della Giudecca, Lido, Murano e Burano. Potranno essere richiesti da persone fisiche residenti in città, per imbarcazioni da diporto o da lavoro che non superino i 12 metri di lunghezza e i 2,4 di larghezza, oppure da enti o imprese produttive senza concessioni di spazi acquei nel territorio di competenza del comune veneziano. È stata inoltre disposta l'istituzione di un sistema di rive destinate all'uso pubblico, con l'individuazione di 89 spazi acquei destinati a sosta a tempo. Come esiste in terraferma il sistema del disco orario, in centro storico, in città storica, mancavano degli spazi dove lasciare la barca un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, andare a fare delle commissioni, riprenderla e tornare verso casa, tornare verso il posto barca assegnato fisso. Quindi un sistema nuovo di approdi a tempo che vanno nell'ottica di rendere più vivibile e più usufruibile la barca in città. Entra nel vivo l'estate di Marghera, concluso infatti il tempo dei concerti, è arrivato il momento invece del grande cinema sotto le stelle. Ce n'è per tutti i gusti quest'estate a Marghera. Con i Rumatera finiscono i concerti nell'arena di Piazza Mercato e si lascia posto al Cinema Sotto le Stelle, che quest'anno ha una programmazione decisamente accattivante. 34 titoli, dicevo, 17 italiani che spaziano dalle commedie, dai film gialli, dai film dark, quindi vari generi, sperando di contribuire a soddisfare il gusto della maggior parte degli spettatori. E poi i più grossi film internazionali, dall'Assassino sull'Orient Express, che è stato un grossissimo successo, da Dunkirk, L'ora più buia, Tre manifesti e Abby in Missouri. Insomma, abbiamo cercato di spaziare il più possibile, cercando di offrire la più grande offerta cinematografica qui a Marghera degli ultimi 20 anni. La 38esima rassegna di Cinema Sotto le Stelle si svolgerà dal 2 agosto all'8 settembre. Ci saranno anche dei corti abbinati ai film tradizionali, quindi una scelta che mette insieme film comici, di divertimento, film noir, film d'avventura, film di guerra, insomma film di impegno civile, insomma un divertimento intelligente assicurato sulla scia della tradizione di Marghera Estate, che da decenni ormai garantisce nel cuore dell'estate un punto di riferimento non solo per Marghera ma per tutta l'area metropolitana. Un'impresa che diventa una sfida al giorno d'oggi. Le offerte per poter fruire di prodotti cinematografici ormai sono tantissime, da internet, dall'on demand, dai siti dedicati, dalle tv dedicate. È difficile riuscire a portare fuori in piazza la gente, però noi confidiamo che vivere un'emozione in compagnia con qualche centinaio di persone, sentire diverse centinaia di persone che ridono all'unisono ad una battuta o si commuovono contemporaneamente ad un fatto commovente visto sullo schermo, sia un'emozione che non ha prezzo e che si possa vivere solo e unicamente uscendo di casa e venendo in piazza per questa occasione. Da Venezia per questa sera è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.